Ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale e su Castlevania. E vi ho lasciato il cliffhanger e mi sono lasciato il cliffhanger da solo per questa porta, proprio per scoprire insieme a voi adesso, dopo quella lunghissima peripezia dello scorso episodio, chi si nasconde qui. No, vabbè. Appare un diavolo innocente bacchetta legno, ragazzi. Altair. Vabbè. Però, ragazzi, sembra un mago nero, palesemente. Potremmo chiamarlo. Che ne dite? Se conoscete Final Fantasy, soprattutto Final Fantasy 9, caratteristiche dei diavoli innocenti di tipo mago. I diavoli innocenti di tipo mago sono in grado di lanciare numerosi incantesimi magici. Invece di utilizzare gli attacchi fisici, usano i cuori per lanciare incantesimi magici con effetti speciali. Per esempio, ferma tempo. Ed è questo l'appannaggio, mi pare di capire, dell'orologio, alla fine, come oggetto in Castlevania. È un incantesimo magico che ferma temporaneamente il tempo nel mondo. Esattamente. E sarà molto divertente scoprire questi spiriti di questo tipo qua, perché, insomma, stop tempo è un'abilità che può regalarci delle soddisfazioni abbastanza grandi. Ora, vediamo un secondo. Esatto, ci ha sbloccato in automatico uno slot. Allora, io sinceramente non ricordo, perché ormai era un po' di tempo fa che ho registrato lo scorso episodio, che in realtà poi sono gli scorsi due, eh. Però, secondo me, questo mago, questo Vivi, lo possiamo far evolvere con la spada o tirapugni e basta. Quindi io direi di farci un pochino di Zweihander, perché non l'abbiamo provata per niente. E poi abbiamo un sacco di spade da provare, soprattutto queste con gli strumenti unici, diciamo, mi incuriosiscono particolarmente. Vabbè, comunque dopo le guardiamo. E chissà come viene facendole evolvere con la spada, perché è interessante come cosa. Tanto comunque qui la città continua, cioè non si ferma qua. E noi intanto facciamo razzia di tutti loro, perché giustamente sapete com'è, dovremmo passare. Ok. Intanto prende un sacco di esperienza, guardate, su di un livello continuamente. Ogni volta che uccido un nemico sale di livello. Siamo a livello 10 già, cioè ho ucciso degli zombie. Vabbè, ok. Pensate se avessi portato Corvette, per esempio, che è di basso livello ancora, da Isaac, per esempio. Proviamo a farlo. Vediamo che succede. Vabbè. Ok. Ma quanto dura? Cioè, vabbè. Stupendo, fantastico. Comunque, in questi episodi, da questo punto in poi, diciamo, cercherò di dare meno importanza al combattimento e un po' più di importanza alla mera esplorazione delle aree, insomma, e delle mappe di gioco, perché diciamo che la serie si sta abbastanza dilungando. E queste candele non si possono rompere. Ok. Strano avere su Castlevania delle candele che non si rompono. E avere questa cosa è ancora più strana. Che c'è qua adesso? Dunque. Ah, forse ho capito. Forse ho capito che vogliono farci fare, se magari ci azzecco con la direzione. Esattamente. Ci vogliono far fermare il tempo per far sì che possiamo raggiungere la porta in tutta tranquillità prima che le candele si spengano. Che comunque è un modo efficiente di far sperimentare il famiglio in sé per sé, eh. Torre Mac Eomanos.
Torre macchine? Torre macchinari? Sarà sicuramente la torre dell'orologio. Avranno tradotto Clock Tower senza abbastanza spazi per farlo. Ok. Comunque, noi la chiameremo Torre dell'Orologio nel dubbio, perché non sapendo e invece conoscendo il modo in cui Castlevania tratta i suoi scenari ricorrenti, sappiamo che la Torre dell'Orologio è uno di questi, e quindi... Ops. Un po' di deformazione ci sta, ragazzi, perché non so se ve l'ho già detto, ma in questo periodo sto giocando Elden Ring. E vabbè che voi vedrete questo video tipo a giugno, non lo so quando lo vedrete di preciso, ma per il momento in cui lo vedrete l'avrò bello che finito 3-4 volte Elden Ring. E però in questo periodo lo sto giocando e forse ci porterò anche un video prima o poi. Forse l'avrete già visto da 3 mesi il video che avrò fatto, però non ne parliamo adesso. E quindi vi dicevo, proprio per questo motivo ormai mi viene naturale, siccome è un gameplay abbastanza simile, picchiare e menare i nostri avversari con R1, R2, eccetera. Solo che ogni volta che prendo in mano questo gioco, ultimamente è sempre un trauma, perché devo reimparare i comandi. Che è comunque una cosa simpatica da dire. Ecco, muori, va? Allora, però intanto... vediamo quanti... solo 6 cristalli? Strano, non ce li stanno droppando un granché, eh? Considerato che ce ne servono tipo 40 per livellare la prima volta. Ecco, sta combo è bellissima, per esempio. Ok. Ti prego, però, vai a segno. Ok. Ok. Provo un attimo le combo della Zweihänder, perché non è che me le ricordo tantissimo, eh. Ricordi. Comunque. Là non si può andare, là non si può andare. Penso siamo abbastanza obbligati a proseguire per la strada maestra. Non ci sono molte biforcazioni, almeno per il momento. Ok. Loro li possiamo sfruttare per lo più per ripristinarci i cuori. Se ci riesco. Che non è mica detto comunque. Allora, 2, 3. Ok, fighissima la combo della Zweihänder comunque. Le combo di questo gioco sono qualcos'altro, cioè sono molto interessanti e molto belle da scoprire man mano, insomma, che si ottengono le armi. Eh beh, era un po' sospetto, eh. In effetti devo dire che sì. C'è il tempo. Ok. Meno male che abbiamo sta cosa. Tutto mi aspettavo meno che il tempo qui. Va bene. Beh, però si parla di Torre dell'Orologio, ci sta anche che ci siano meccanismi a tempo, insomma. Vengono giù, che è una bellezza comunque questa Zweihänder, eh. Bellissimo. Perdonatemi se ultimamente negli ultimi video sono un po' raffreddato, ma perché lo sono. Quindi non ci posso fare molto su questo. Purtroppo i tempi che ho per registrare sono abbastanza risicati e, come ho detto negli scorsi episodi appunto, e purtroppo ci dobbiamo adattare, quindi al primo buco libero che trovo per poter registrare Castlevania o qualcos'altro le cose che sto preparando, insomma, lo sfrutto senz'altro. E è interessante comunque vedere come mi ci sto in ogni caso dedicando. Certo, non tanto alla questione del pubblicizzare i video e il canale con essi, perché più che altro diciamo che ci sto lavorando da più tempo di quanto il canale sia aperto. E diciamo che il video di Castlevania 3, per esempio, che è sempre citato su questa serie, vabbè, l'ho iniziato a scrivere e lavorare già da prima che, diciamo, uscissi da Past Generations. Ma nonostante questo, insomma, poi me lo sono portato avanti
perché ormai volevo finirlo ed era un progetto interessante che volevo effettivamente portare a compimento. Comunque, dicevo che appunto il tempo è comunque risicato e nonostante non riesca al momento a vedere una crescita consistente del canale, penso che per quando voi starete vedendo questo video già ci sarà, ci sarà stata questa crescita. Usiamo un siero e un paio di pozioni perché non voglio rimetterci la vita. Benissimo. Poi dovremmo anche ricominciare a utilizzare le lance. Però per utilizzare le lance ho bisogno senz'altro di avere dei diavoli che mi si evolvano con le lance, perché altrimenti è un pochino inutile. Questi sono gladiatori di ferro. Mi ricordano un po' Symphony of the Night. Ok. Ma respawnano? Oh, ma puoi anche farmi muovere, eh? Non è che è vietato. No, niente. Manco posso aprire il menu, nulla. Oh, oddio mio. Mamma mia. Esperienza orribile proprio. Da non ripetere. Allora, fuocherello, stavolta mi aiuti tu, Vai, tempesta di ossa. E gli fanno 30. Tantissimo. Vai. Oh, mica male, eh. Ok. Una bella tempesta di ossa anche per te. E via. Ok, possiamo anche rimetterci vivi. Che intanto è il livello 17, ridendo e scherzando qui. Però non è più vivo, forse. Vivi non è più vivo. Mi sa che c'è morto il diavolo. Una di quelle poche volte che succede. Purtroppo doveva succedere proprio adesso. Va bene. Comunque, i nostri 10 minuti con la Svihunder secondo me l'abbiamo fatti. E adesso proviamo a craftarci un'arma diversa. Intanto qui abbiamo un botto di lance, come vi dicevo prima. Ok, va bene, quelle le esploriamo poi, perché ho fatto le armature nuove adesso, praticamente prima di Isaac. Lasciamocele da parte quelle. E utilizziamo invece la Svihunder e l'acciaio bianco per fare la Claymore, ragazzi. La Claymore, oddio. Ok. Bene, invece col fioretto e l'acciaio al carbonio, tra l'altro ne abbiamo solo uno perché si rubano ai cavalieri quelli di due scenari fa in realtà. E quindi sì, ne abbiamo solo uno. Main Gosh o Gaush, non so come si dice. Ok, è un fioretto più grosso praticamente. Va bene. Fioretto e acciaio bianco. Proviamo. Già che ci siamo. Stocco. Ah. Mica male. Molto somigliante a quelli di Dark Souls, tra l'altro. Vabbè, ci sarebbero un sacco di armi che vorrei fare. Non voglio consumare più di tanto sulle lance perché... Spada lunga. What the fuck. Ok, vabbè. Spada lunga per qualche motivo. Lancia, non avevamo dubbi. E questa è più rara, quindi evitiamo per il momento di farla. Non è che mi ispirano più di tanto, se devo essere sincero. Proviamo a fare questo. Allora, io adesso... figo. Io adesso faccio tutte queste armi. E tra l'altro, nonostante ho usato uno strumento cerimoniale che è unico, è un'arma meno potente di quello che mi aspettavo, Non per dire, ma diciamo che, insomma, si poteva fare di meglio. Scaglie di drago, etere e memoria antica. Wow. Beh, ora ho capito. C'è proprio una linea evolutiva delle armi uniche. Uniche, diciamo, poi. Nodaci, oddio. Ma questo è proprio Dark Souls. Cioè, ormai diventa Dark Souls sto gioco, perché... Allora, no, prima di fare l'arma numero 6... Io proverei l'ada. E quindi diciamo che è la prossima cosa che ci mettiamo. Non per niente, ma diciamo che ho una certa fretta nel provarla, perché voglio craftare l'arma successiva. Oh, però uno spadone che fa 42 ed è così veloce, non è niente male, Ok, ora mi ci vorrebbe di trovare una bella save room
Non sarebbe male, eh. Non credo che abbia un moveset unico. E no, non credo proprio. Ah, ha solo quello che però è come la schiavona. Cioè non è un moveset unico, ma ricicla quello della schiavona. Colpo fulminante, ok. Abbiamo resuscitato non so come il nostro Vivi, ma va bene. Rimpiango un po' dell'HUD di gioco il fatto che non abbiano messo in alto a sinistra il nome del giocatore e il nome del diavolo che tu hai dato. Sarebbe stata un'aggiunta interessante, insomma. Molto migliore di com'è adesso, che c'è scritto giocatore e diavolo in notch. Però va bene, insomma, noi ci accontentiamo anche un po' di tutto. Comunque, questa, intanto che vi parlo, andiamo avanti. Questa è, se notate, la reinterpretazione, come dicevamo, della torre dell'orologio. E in effetti ci sono gli ingranaggi che si muovono un po' volendosi rifare a Dracula's Curse, che comunque, se voi ben ricordate, era uno di quei pochi elementi in movimento sullo sfondo che poi alla fine erano quelli che consumavano più spazio sulla cartuccia, perché non era, diciamo, molto normale per l'epoca NES avere gli sfondi animati, ma diciamo Castlevania 3 è uno dei primi giochi che fa questa cosa, almeno sull'NES, e appunto occupava la maggior parte dello spazio, come avevamo detto. Mappa torre macchine, ok. Quindi torre macchine, è così che si dice. Vabbè, per noi resta comunque la torre dell'orologio. Su di un livello, perfetto. Quant'era che non vedevamo questa schermata? Perché nei precedenti due episodi abbiamo dato la nostra esperienza ai diavoli per farli evolvere più efficientemente. Ok, magari no, perché questi ci massacrano di botte proprio. E in teoria nel prossimo corridoio dovrebbe esserci la fantastica save room. Quindi ignoriamo loro per il momento e andiamo a salvare, perché stiamo morendo di brutto. E io direi che se anche ha avuto vita breve, possiamo tranquillamente fare questa cosa a cuor leggero. Chris Naga, ragazzi, wow. Attacco più 28. Ah, ecco che cosa non ho fatto. Non abbiamo letto la descrizione dell'ada. Vabbè, leggiamo queste altre. Claymore. Sulla punta ha una serie di anelli. Il suo nome significa grande spada ed è pesante da maneggiare. Ok, la proviamo adesso comunque. Main Gauss. Uno stocco che può essere utilizzato sia per attaccare sia per respingere gli attacchi nemici, quindi non male. Stocco. Spada sottile, ideale per i combattimenti prolungati. Leggera e semplice da usare, ottima contro i gruppi. Perfetto. La spada lunga. Spada lunga, qui la localizzazione è fantastica. Nata da un'idea piuttosto semplice: tenere il nemico il più lontano possibile. Funziona. Ok, grazie dell'informazione. Lancia. L'arma dei cavalieri a cavallo. Veramente? Wow, i cavalieri a cavallo, ragazzi, incredibile. Con punta a bulbo. Molti perfezionamenti l'hanno resa semplice da usare. Ok. Una spada da brandire con due mani, con grande potere. Spessa e pesante, capace di devastare. Vabbè, la spada larga, diciamo che l'ho fatta un po' per vedere se riuscivamo a sbloccare qualcos'altro di ricette, non tanto per leggere la descrizione, ma vabbè. Nodaci. Una lunga spada che rivela le capacità di chi la usa. La curva delicata è bella, ma anche mortale. Chris Naga. Questa spada deve il suo nome alla testa di serpente, mentre la lama rappresenta la coda di Narga. Forse di Naga, perché testa di serpente, coda di serpente. E comunque, per ora la Claymore mi sa che è l'arma più forte che... Ah no, c'è la Bardica che è leggermente più forte, e il Tabar che invece è molto più forte, 10 di più. Ok, vabbè, ci ho provato. Però la Claymore, guardate quanto è grossa. Niente a che vedere con le Claymore di Dark Souls, che è tutta un'altra roba. Comunque, ora che abbiamo craftato sto mondo e quell'altro, posso tranquillamente evitare di farvi vedere il menu del crafting finché non sblocchiamo qualche materiale nuovo da crafting, appunto. Perché diciamo che il 50% dei miei episodi si sostanzia
entrare dentro il menu del crafting e vedere se... Ok, come non detto, acciaio rosso, ragazzi, possiamo fare nuove armi. Tipo questa. Acciaio azzurro, acciaio rosso. Però le asce adesso non ci interessano. Qui niente, qui possiamo fare un nuovo tirapugni con l'acciaio rosso. Un nuovo elmo, celata e acciaio rosso. E probabilmente anche un'armatura, vero? No, un'armatura no. Però io farei l'elmo adesso. Elmo stretto, difesa più 20. Bene, adesso che vi ho fatto vedere il crafting per l'ultima volta nei prossimi 4 episodi, tipo, non ve lo faccio più vedere, magari. E niente, andiamo avanti con questi signori non morti. 100 oro non è male. Speravo che rubando dessero, insomma, un materiale unico, ma a quanto pare non è così. Purtroppo, mi spiace veramente. Intanto scusate, ma sto provando se la Claymore ha delle combo uniche. Che figata. Ok, adesso la sperimentiamo subito. Ho fatto 4 volte l'attacco e cerchio successivamente. Tutto sta poi a padroneggiarle queste cose, queste combo, diciamo, fatte così. E non è male, diciamo, poi sperimentarle. Purtroppo loro erano troppo deboli per poter subire 4 attacchi senza morire. E questo? Guardatelo! Contentissimo di questa cosa. Da qui torniamo indietro, sì. Quindi che dobbiamo fare? Aha! Ho provato anche a fermare il tempo, ma a quanto pare non è quello. Dobbiamo colpire questi ingranaggi per far sì che la piattaforma salga. Non so come non l'ho capito immediatamente, visto che proprio lo scenario stesso dava indizi a questo proposito, con anche una cutscene, però vabbè. Ok, abbiamo finito forse. E siamo giunti a un nuovo piano. Ce ne sono solo 2, eh? No, 3. 3F addirittura. Ah certo, perché dalla mappa possiamo vedere anche i piani diversi. Certo. Bene, allora, sta Claymore comunque mi piace troppo. Mi piace un botto. Oh, questi ingranaggi che girano così ricordano un po' le ruote dentate su cui si saliva su Castlevania 3. Non so se ricordate. Che poi alla fine quello, quella parte, insomma, del gioco viene anche usata per il citazionismo di quest'area in molte istanze, non solo quella di Curse of Darkness o di, per esempio, di cui sono sicuro, anche Symphony of the Night. Però anche in tantissimi altri giochi viene riutilizzata l'idea della ruota dentata, o anche del pendolo su cui tu ti devi oscillare, diciamo, per arrivare dall'altra parte, no? Non so se vi ricordate. E 102 non è male. E detto questo, diciamo che possiamo anche andare avanti. E che diventa? No, che figata, sembra i Valzer di Final Fantasy 9 sempre. Vivi ha subito un'evoluzione da bacchetta legno in bacchetta forbice. Che poi questa è l'evoluzione, quella della spada. Immagino che sia quella un po' più fisica piuttosto che magica, perché immagino che abbiano voluto dare un taglio un po' più fisico al ramo della spada e del tirapugni, e un ramo un po' più prettamente magico al ramo dell'ascia e della lancia. Non so perché mi dà questa sensazione. Ok, usiamo il tempo fermo per far fuori lui e magari anche qualcun altro, magari anche lui. Ok, adesso appena abbiamo fatto controllo un secondo
il grafico per capire quanto ci vuole, ma tanto sicuramente ci vorrà 70 per passare al livello successivo. Ok. Scusate la ripetitività degli attacchi stessi, ma purtroppo volavano. Sì, vuole 70 essenzialmente. Ok. E lo facciamo diventare una cosa tipo il nostro cadavere, il nostro focherello, che alla fine era un ibrido per farlo evolvere solo con la spada. Vedremo, vedremo cosa diventa. Sicuramente diventa figo, perché finora non c'è stato un design di questo gioco, dei famigli, insomma, di questo gioco, che mi ha deluso in maniera vera e propria. La cosa che mi delude invece è che tra un po' stiamo per morire e probabilmente dovremo rifare tutto da capo, per la mia gioia. Ok. Oh, bifluttuante. Cos'è bifluttuante? Bifluttuante. Eccolo qua. Oddio, che è? Ah, oddio, mi ricorda molto Binding of Isaac. Ok, abbiamo queste cose che ci girano intorno e che fanno danno ai nemici e che però si schiantano contro di loro quando ci andiamo vicino. Mi pare di aver visto... Sì, qui c'è un passaggio segreto, ma non possiamo aprirlo ancora. Sicuramente uscirà un episodio extra di questa serie in cui andremo in giro a prendere tutte le cose che ci siamo lasciati alle spalle prima. E sarà divertente. 100 oro. Che fortuna. L'abbiamo proprio beccato in tempo. Oddio. Il gelato lo voglio troppo. Fammelo mangiare ora. Ah, non dà più di tanto, purtroppo. Oh, comunque questa Claymore è incredibile. È fighissima. Ha un moveset fantastico, bellissimo. Ok. Per fortuna mi è venuto il dubbio, perché altrimenti ci saremmo persi gran parte dell'episodio. Comunque a 34 minuti Audacity ha preso e deciso di interrompermi la registrazione anche lui. E niente, siamo di nuovo qui. Dicevo, siamo di nuovo qui. Non ho capito perché adesso il mio computer fa questa cosa, ma lo scopriremo solo vivendo, credo. E... cosa è successo praticamente? Abbiamo un po' esplorato, continuato insomma ad esplorare la nostra torre dell'orologio e siamo arrivati alla fine del floor 3F e poco prima di salire qui queste scale abbiamo fatto praticamente una contraption, non so come si dice in italiano, ma comunque uno di quei meccanismi che togliendo... Ah, c'è il boss effettivamente. Togliendo una cosa si genera una reazione a catena, insomma, e abbiamo rotto il muro praticamente per poter passare. A parte questo, ho scoperto una meccanica di gioco abbastanza interessante che adesso condividerò con voi. Vedete i grafici, ok? Intanto abbiamo fatto evolvere Fata in ape assassina. In pratica, ed era una cosa che non sapevamo, o meglio che io non sapevo, vedete quel 90? Quel 90 non è 90 punti di spada o solo di lancia o solo di tirapugni. È 90 punti complessivi, quindi possiamo usare entrambe quelle armi per poter livellare. Cioè, se io faccio per esempio 45 punti di spada e 45 di tirapugni, livellerà comunque in quel modo. E questa è una cosa assurda per me. Poi abbiamo equipaggiato quest'arma, che tra l'altro è evoluzione del fioretto. Ok, ne parliamo dopo. Oh! An unexpected guest. So, Zed hasn't slain you yet? I see you were spying on us. But I am an expert at miraculous escapes. Despite that, however, I have fallen into his trap at last. Trap? What trap? Oh, the space itself. Is a barrier. Which leads me to question, how did you get here? On foot. There were no barriers. Interesting. Most interesting. Yes, that is quite possible.
What are you saying? In this space, I may be partially freed of the fess of time. Well, that means I can have a direct physical effect here. For example, I could fight you! So is that your intent? To stop me by force? Not exactly. By fighting you, all that I need to know will be revealed. Wow, dobbiamo affrontare lui? You can't move. Bellissimo. Dicevo, abbiamo quest'arma che alla fine è un'evoluzione del fioretto, che ci permette di avere la difesa aumentata oltre al moveset del fioretto, poi sostanzialmente. Quindi diciamo che questo potrebbe essere un motivo a vantaggio del quale hanno riciclato i moveset. Comunque, Saint Germain. Oh, ok. Che succede? Ah, oddio, il veleno ci fa più danno. Cioè, ci fa danno più frequentemente perché ha accelerato il tempo. Ok, allora, fermi tutti. Qui dobbiamo mettere vivi, innanzitutto. E come attrezzatura proviamo a metterci la Krishnaga, ragazzi. O la Claymore. Vabbè, questo è l'episodio della Claymore. Ci mettiamo la Claymore. Chissà se gli si può rubare. Probabilmente sì. Ah, come avevo previsto, si può congelare il tempo per contrastare le sue mosse. Allora, vai. No! Allora, mettiamo fata. Abbiamo qualcosa per curarci, ti prego, dimmi di sì. Pozione una, però, questa cosa non è molto fattibile, secondo me, eh. Ok, no, forse la Claymore non è l'arma più adatta per fare questa cosa. Proviamo effettivamente la Krishnaga, che voglio vedere com'è. È comunque una spada leggera, quindi proviamo. Forse gli fa troppo poco, forse sì. No, vabbè, però insomma, dai. Ci facciamo un bel siero? Ma sì, dai. Ok, gli abbiamo dato noi veleno. Questo è figo, comunque. Ok. Facciamoci un altro siero. E evochiamo piuttosto Fatucola, perché ha la guarigione di livello 2, che in questo momento ci è parecchio più utile. Ok, lasciamo che ci curi lei. Però diciamo che e questo? Figo. Spariamoci un altro siero. Allora, via. Ho fatto bene ad accumularli, perché a quanto pare servono. Ovviamente ci serve una costante cura di livello 2. E ci ha dato di nuovo il veleno. Cosa facciamo a questo punto? Rimettiamo... No, mettiamo Focherello. Ok. Vediamo se ci può aiutare prima di morire a chiudere lo scontro. Gli fa 5. Avevamo quasi vinto, però, Is this destiny as well? Non lo so. Dimmelo tu, Saint Germain. Se anche questo è destino. Ok, adesso facciamo un taglio molto smart per riarrivare, insomma, al punto della boss fight dove eravamo arrivati. E poi ce la vediamo con Saint Germain viso a viso. Vis-à-vis, potremmo dire. No, ho utilizzato il vino per sbaglio. Nella foga del combattimento. Vabbè, ormai mi tocca perdere. La rana stemia è rovinata. Guanti d'acciaio, eh? E proviamoci. Magari funzionano meglio. Ok, ci siamo. Anche se comunque
Non è che gli facciamo chissà che. No, qui... qui ci vuole fata. Abbiamo finito i sieri, ufficialmente. Ok. Scherzavo, fatucola. Vieni, va. Ecco, 18, però non va bene, Mi sa che soccomberemo anche stavolta. Noi lo sottovalutavamo, ma... in realtà è parecchio forte. Stiamo finendo le cure, non lo so. Ci vogliamo decidere a morire? Poi dovrebbe anche curarmi dal veleno sta cosa, invece nulla. Guardatelo, ci blocca nell'angolo proprio. Assurdo. Cambiamo approccio. Facciamolo con l'anodaci. Che è un moveset che poi non ho mai provato, ma... wow. Vabbè, è quello della Claymore essenzialmente, non cambia. Oh, ok. Ma come reverse? Ma che te pensi che io ho i cuori infiniti, ho la vita infinita, cioè ma... boh? Reverse, oh, è arrivato. È certo che sono morto, ti credo. Questo pia, reverse, così, a casaccio proprio. Va bene, adesso useremo i soldi che abbiamo per andare a fare la spesa di pozioni. Perché non me lo posso permettere, sinceramente, di prendere e perdere tutto questo tempo qua. Quindi adesso registriamo la posizione del biglietto ricordo. Si può fare? Forse l'abbiamo già fatto. Spero vivamente di sì, altrimenti piangerò lacrime amare. Se ci riporta qui, in teoria, sì, ok. Allora, oggetto, biglietto magico. E adesso ce ne andiamo a fare la spesa. Dio, mi sono dovuto vendere un titolo di stato, per Dio, per ammazzare sto tizio. Very well. I now see how fascinating time, or rather fate, truly is. Just who are you? A traveler. Only half here. Not allowed to speak the truth. Not allowed to act upon reality, yet one who knows all. That about covers it. I see. Not allowed to speak the truth. Please forget everything I have told you. A traveler merely passes through, touching nothing, changing nothing. But there is one thing I can tell you. What is that? I feel a new destiny flowing out of you. Walk the path that is meant for you, without fear, for you are no longer alone. Give my regards to Zed when you see him. C'era effettivamente una barriera allora. Solo che Hector non la percepiva. Strano ma vero, Chissà se possiamo entrare qua dentro. No, forse no. Questi sono i dubbi esistenziali che mi vengono. E qui abbiamo un altro diavolo, Va bene che questo episodio, come registrazione, sì, è durato come i due scorsi, ma in fin dei conti verrà più o meno la metà. Quindi diciamo che potrei non farvi il cliffhanger, ma ve lo faccio anche stavolta. E me lo faccio anche stavolta. Dai, che è tutto e alla prossima.